sicché mi decisi a richiamare. Che cos'è accaduto? Sii sincero, dillo. Che cos'è accaduto in mezzo al mare? Ho capito. Ho capito. Hello, hello, sì, sì, vi spiegherò. Datemi ascolto, per favore. Ho capito. La fumata spenta non è male, ragazzi. Capuro un costretto ad affogare, ecco perché c'è un uomo in mezzo al mare. Capitan, capitan. E sopra l'onda blu 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 comincia a fare, oh capitan, venitelo a salvare. Capitan, capitan. Eccoci qua, noi siamo arrivati. Io ho scelto prima Stefano Tacconi. Stavo così bene senza mia moglie e purtroppo questo giro è toccato anche a lei. Poi chiamo Gianni Dei al negozio. Mi ha detto, sai, dobbiamo fare dei telefilm, delle cose per Rai 1, perché non viene anche tu, giriamo un po' il mondo, andiamo di qua, andiamo di là. Mi serve il chic, il principe dei principi, come lo chiamo io. È arrivato Gianni Dei. Così ho conosciuto i Tacconi, marito, moglie e figlio, che stanno sempre di gara. Un evento eccezionale, unico al mondo, Laura senza figli e soprattutto marito. Mi riprendo questa mia libertà e divento libero come un leone nella savana dell'Australia, io e il mio amico Roberto Rossi. E beautiful due sono loro. Una volta sono andata in Francia 2 giorni con una mia amica, dopo un'ora arrivato. Un'ora. Ma Stefano, a un certo punto abbiamo trovato la cabina chiusa e c'era tutta la famiglia dentro, con Andrew, con Andrea, con Laura, tutti chiusi dentro la cabina. Vabbè, l'abbiamo liberati e adesso siamo tutti insieme. Destino, essere buoni con gli amici. Vai. Tutti per uno? Uno per tutti. Per tutti. Brutta! Eccoci qua, c'è anche Stefano Tacconi. Stefano, torni in cucina senza Laura per oggi. E meno male, guarda. No, devo far imparare questo piatto a Laura perché è squisito. Poi siamo a Malta. Siamo a Malta, un piatto maltese. Sì, piatto maltese. Sì. Noi siamo a Dolmen, il nostro amico, what's your name? Carmelo. Carmelo, ecco, Carmelo, già capite che... Tifoso milanista. Tifoso. Quindi Roma, Milan e Juve, ce lo siamo tutti e tre, va bene, comunque va bene. Carmelo, qual è il piatto che ci vuoi preparare oggi tipicamente maltese? It's a beef olives. Bracciole maltesi. Bracciole maltese. Stefano fa il... Io seguo quello che mi ha scritto in italiano, sì, perché sì, c'è anche in inglese, ma... Leggi gli ingredienti, vai. Beh, intanto bisogna prendere il manzo, no? Sì. Manzo, facciamolo vedere, eccolo qua. Poi Stefano? E adesso viene riempito, no? C'è un ripieno. Come viene fatto là, vai. Facci vedere. 100 grammi di pancetta che sta ventendo giù. Ok, vai. 10 grammi di prezzemolo. Sì, sì. Uova bollito. Prezzemolo, uovo bollito. 10 grammi di prezzemolo. Un uovo, però non tutto dentro, insomma. Non tutto. Un po' di prezzemolo. Perché? Questa per quante persone è innanzitutto, Carmelo? Uno. Per una persona, quindi uno siamo nella cucina dei single. Ah, pane grattato. Che 10 grammi. 10 grammi. Ah, 10 grammi, ok. E questo è il... Il pane grattato, come si faceva una volta, Stefano, sai, no, che tutti gli avanzi del pane, bisogna mai buttare il pane che avanza dentro casa. No, anche dopo una settimana è buono, specialmente buono quello toscano senza sale, che regge di più. Sa tu, si vede che è proprio umbro dentro lui, capito? Sono che anche cuoco. Adesso noi cominciamo. Praticamente il manzo iniziale viene riempito poi, capito? Bravo Carmelo, vai. Ah, vedi, viene fatto proprio un involtino.
Che cosa succede adesso praticamente? Tu l'hai finito? È finito. Ok, adesso mettiamo dentro con l'olio caldo. L'umore che è armonico, perché ha questo sale. Sale per quanto tempo di cottura? Just only to make a crust. Soltanto per condensarlo, quindi soltanto un paio di minuti, poi dopo va cotto. Because after. Ok, poi dopo viene cotto nel forno. Ok, quindi adesso soltanto per condensarlo un po'. Ah, poi bisogna metterlo al forno a quanti gradi? 180 gradi. Al forno per 10 minuti, dopodiché noi lo mischiamo con delle salse. Vai. E adesso Stefano è quello che c'è, cioè le salse, come vengono preparate, no? Bisogna vederlo, Carmelo, vai. Adesso cipolla. Sono le cose naturali ma di molta importanza. Che, questo è aglio. Non è. Per baciare uomo non va bene. No. Carota. La carota, la mia prediletta. Fa anche benissimo qua, specialmente per il sole. Per i portieri fa bene agli occhi, capito? Ah sì, la carota? Sì. Senti, ma tu ultimamente non ne prendevi poca di carota, Stefano? Certo, no, cominciamo a vedere poco. E adesso, dopo aver fatto queste cose, c'è il soffritto. Non c'è cosa prediletta che il soffritto, perché insomma, dà tutti i sapori. Vedi? Questa è una cucina un po'... Guarda che belli i pomodorini, sono tipo pachino. Sono pomodorini tipo pachino? Vero? Sono piccolini. Piccolini. Pomodoro. Vedi il pomodoro, adesso il pomodoro dentro. Che basta. Ah, vedi, c'è pomodoro grosso e pomodoro tagliato. E guarda, sta facendo uscire l'involtino. Forse. È uscito l'involtino. Che è anche che bello. Adesso... Oh. Ah, vedi, già viene subito messo dentro a caldo. Senti, subito a caldo dentro viene messo questo qua, ok. Ma a Roma sai che cosa dicono? Che dopo ci vuole una bella pennichella qua. Sì. Adesso ho messo un po' di pesellini, come dicevi. Intanto sì, per non mettere nient'altro, poi tanto è un piatto leggero. Sì. Ah, vedi, adesso apre, vedi, uno vedi. Uno intero e uno lo apre. E uno lo apre per far vedere com'è dentro. Bravo. Ah, che bella guarnizione. Bello. E adesso mettiamo il condimento. Il condimento. Senti, questo piatto tipico, a quanto viene venduto in euro? I don't know exactly, but we find them everywhere. Ah, ok, bisogna vedere un attimo dove, a secondo dove, insomma, non ci vuol dire il prezzo di questo piatto, si vede che bisogna pagare una cambiare qua, Stefano, perché ha un po' di... Beh, per un singolo, sai. Eh sì. Cos'è qui? Che cos'è? Balsamic. Ah, aceto balsamico, vedi? E hai fatto veramente, caro amico, un grandissimo piatto.